Commercio 5.0, in particolare questa primissima parte che è dedicata ai mestieri del futuro, quindi qualcosa che può in qualche modo aiutarvi a ben incanalare la vostra attività. Certo che così magari è più comodo anche poter seguire. Quindi, per capire quali saranno i mestieri del futuro, ragazzi, bisogna comprendere quali sono, grazie, prego, quali sono i valori su cui andremo ad orientarci, perché il tema non è tanto disciplinare, no? Spesso io che mi occupo con il team di Future Concept Lab, no? L'istituto che io dirigo insieme all'Indagobi da 30 anni, esattamente da 30 anni, ha già un nome che la dice lunga su qual è la necessità? Dobbiamo immaginare i concetti del futuro, no? Il laboratorio dei concetti del futuro. Per fare questo non basta essere disciplinari, sapere tutto di meccanica o sapere tutto di medicina. Bisogna sapere queste cose, ma bisogna anche intuire quali sono le direzioni verso cui stiamo andando. Quindi questo mio primo intervento va proprio in questa direzione, partendo da quali possono essere oggi i rischi che ci troviamo ad affrontare, per poi trasformare questi rischi in opportunità e per trasformare tutto questo in qualità e valori da portare avanti nella propria attività professionale.